Sono giorni concitati per i comuni interessati dal rischio di chiusura della strada nazionale che costeggia il torrente Cavaiola e che rischia di sprofondare all'interno del canale stesso a causa degli spondali pericolanti. A breve sarà convocato un tavolo in prefettura tra i comuni interessati, come confermato dal sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano. Imprenditori e cittadini sono allarmati dall'ipotesi di chiusura, anche parziale, dell'ex statale 18 da Camerelle ai confini con Nocera Inferiore, che non solo creerebbe notevoli disagi alle attività produttive, ma darebbe il colpo di grazia ad una viabilità già in ginocchio, con forti ripercussioni anche per i comuni di Castel San Giorgio, Rocca Piemonte e Cava. Secondo i rilievi effettuati dal comune di Nocera Superiore, servirebbero circa 300 mila euro per mettere in sicurezza i punti pericolanti delle sponde del fiume e almeno 2 milioni e mezzo per i lavori complessivi. Urge quindi reperire le somme necessarie per evitare la paralisi viaria, commerciale, oltre che garantire la sicurezza di quanti percorrono una delle strade principali che collega l'agro nocerino sarnese a Salerno. Sul fronte traffico si lavora anche a soluzioni alternative, prosegue infatti l'ITE per la realizzazione della strada alternativa alla statale 18 in zona Codola. Certo, la situazione è delicata, va gestita con cautela e mi auguro che la Regione Campania rispetto a quello che proviene dal territorio, quindi il grido di allarme degli imprenditori, degli operatori sociali, dell'amministrazione pubblica locale possa battere un colpo e finalmente stanziare quelle somme che ci servono per mettere in sicurezza il corso del torrente Cavaiola e successivamente fare un intervento idraulico più radicale.